proseguiamo con Monica Wozniak, docente di Lingua e Letteratura Polacca e traduzione all'Università Sapienza di Roma, esperta di fiabe e letteratura per l'infanzia. Tra l'altro nel 2012 ha curato un convegno su Cenerentola con i maggiori esperti sul tema e una mostra con i costumi di scena di tutte le versioni teatrali di Cenerentola. Purtroppo non siamo riusciti ad avere dall'editore il catalogo, però se qualcuno lo vuole sfogliare, dopo lo mettiamo qua davanti. Mi ha portato un dono, ringrazio molto questo libro di una mostra che è stata inaugurata in Polonia e da cui è appena ritornata su Pinocchio, Pinocchio. Guarda, però è sulla letteratura italiana per l'infanzia in Polonia, sulle traduzioni. Perfetto, l'abbiamo invitata oggi per parlarci di Korczak, che è un grande pedagogo, poi ce lo dirà molto meglio di quanto possa fare io, pochissimo conosciuto in Italia, i suoi libri anche sono poco diffusi e ristampati. Di recente è stato edito dalla casa editrice Progedit, un'edizione molto molto ridotta che vedete là, di Re Matteuccio, e abbiamo pensato di chiedere alla professoressa Wozniak di esaminare questa versione appena uscita e le chiediamo: questo è davvero un grande libro utopico, il Re Matteuccio? È legittimo comprimere così tanto le storie per porgere ai piccolissimi, perché è un libro pensato per i piccoli? È riduttivo lavorare in questo modo sui classici, e che cosa ci arrivano da questa riduzione? C'è aderenza o discordanza rispetto a quanto invece Korczak voleva dirci con questo testo? Titolo dell'intervento: Il Re Matteuccio di Janusz Korczak, che ho pronunciato malissimo, dopo un lifting, adattare i classici per l'infanzia oggi. Il primo. Possiamo anche aprire. Ci vuole qualche secondo. Facciamo la presentazione. Questo vediamo. Ok, presentazione. Da inizio. Allora, buonasera, volevo ringraziare gli organizzatori per avermi invitato a questo interessantissimo incontro. Infatti, ascoltando anche altri interventi, penso che abbiamo avuto tanti spunti poi per la discussione, per la riflessione. Infatti mi è stato chiesto di parlare del romanzo di Janusz Korczak, ecco questa è la pronuncia, Re Matteuccio I, che poi sarebbe anche il titolo sbagliato nella traduzione, ma questo è un altro problema. Ovviamente parlare dell'adattamento, parlare della traduzione, parlare del rifacimento, questi sono tre procedimenti che vengono impiegati nei confronti della letteratura per l'infanzia, mentre la traduzione, penso, sia in un certo senso un processo più lineare e anche interlinguistico, no? Perché generalmente richiede il passaggio da una lingua a un'altra lingua, da una cultura all'altra cultura, pone due problemi principali: allora, che cosa tradurre, no? Ovviamente, e poi come tradurre, nel senso come tradurlo bene. Questo purtroppo è un problema molto frequente in Italia, dove si presume che tradurre per l'infanzia, insomma, vuol dire, insomma, si può fare in un modo qualsiasi, da una lingua qualsiasi, tanto per dire, l'unica traduzione del Re Matteuccio I di Janusz Korczak del 1978 era stata fatta dal francese, una traduzione francese che era una traduzione assai misera, diciamo, ecco, siamo generosi, diciamo che era misera, non diciamo che era terribile, più o meno. Ok, e questa è una, diciamo, una cosa che succede molto molto spesso, soprattutto per quanto riguarda le letterature cosiddette minori, no? Perché dall'inglese va bene, più o meno si traduce dall'inglese, se non è dall'inglese poi non sappiamo veramente mai da che lingua è stato tradotto, come è stato tradotto. Però
insomma, oggi non vogliamo parlare della traduzione, vogliamo parlare dell'adattamento. L'adattamento è il rifacimento, gli inglesi usano la parola retelling, dunque raccontare di nuovo. Ecco, altri due procedimenti che molto spesso ritroviamo nell'ambito della letteratura per l'infanzia, non solo in questo caso nel passaggio da una lingua all'altra, ma anche nell'ambito della stessa lingua, no? Abbiamo questi procedimenti di ridurre, di rinarrare, di rifare anche i romanzi, anche le opere che ormai esistono nella stessa lingua per motivi diversi. E qui infatti il problema è assai più complicato, perché due domande che ci vengono in mente quando parliamo dell'adattamento, del rifacimento, è perché, no? Ma perché tradurre, cioè perché ridurre, perché adattare? E poi appunto come, in che modo adattare, in che modo ridurre il testo originale. Abbiamo diversi tipi di adattamenti e diversi motivi per adattare la letteratura. Abbiamo tutto, diciamo, un gruppo di testi che essenzialmente sono testi nati per gli adulti, no? I classici per gli adulti, che in seguito sono stati riadattati per i bambini. Cioè, insomma, oggi nessuno, quasi nessuno legge, che ne so, Robinson Crusoe in versione originale. Probabilmente tutti abbiamo letto adattamenti di Robinson Crusoe. Nessuno legge anche I viaggi di Gulliver, purtroppo, in versione originale. Praticamente tutti leggono i rifacimenti. Poi ci sono tante opere classiche, anche lo stesso Dante esiste ormai in tanti rifacimenti per i piccoli, anche i classici, anche I Promessi Sposi, rinarrati da Umberto Eco per renderli più, sì, affascinanti, non so se è riuscito, ma insomma. Però allora c'è tutto questo gruppo dei classici per gli adulti che poi sono stati appropriati o riadattati per l'infanzia. Poi ovviamente esistono dei testi come appunto le fiabe, che sono tanto conosciuti che ormai nessuno vuole riascoltarli nella versione originale, ma insomma si reinventano i modi per raccontare di nuovo, per trovare nuovi spunti. Cappuccetto Rosso, ma insomma chi oggi ripropone il Cappuccetto Rosso, quello classico di Perrault, per esempio? Cioè, penso che ormai siano pochi che sanno che finisce male il Cappuccetto Rosso di Perrault. Lo sapete che finisce male? Gli studenti delle scienze di informazione, però io parlo dello, diciamo, del lettore medio, generalmente questa cosa non è cosciente. Pochi ormai sanno che Sirenetta finisce male, no? Chi lo sa perché l'ha studiato, perché si interessa appunto delle fiabe. Dunque questo è un tipo di testi che subiscono, soprattutto questi testi di origine orale, che subiscono sempre dei cambiamenti, anche in ogni cultura hanno una versione diversa, come Cenerentola, che è diversa in versione italiana, diversa in versione francese, in tedesca e così via. E finalmente poi abbiamo il problema che si pone anche qua con questo adattamento fatto da Re Matteuccio, cioè i classici per l'infanzia e quando e perché adattarli e cambiarli o ridurli. In Italia c'è già la discussione su Pinocchio, che spesso viene considerato un po' troppo difficile, no? Nella versione originale, perché ci sono toscanismi, che ne so, qualcosa. Poi ovviamente ci sono i bambini che vedono Disney e poi si leggono solo la versione Disney. Io direi, insomma, provenendo dalla Polonia, che in Polonia si legge più con Lodi che forse in Italia, perché in traduzione non c'è questo problema dell'organizzazione del linguaggio, per esempio, no? Dunque si legge, cioè, come Shakespeare veramente, molto spesso più divertente, le commedie di Shakespeare sono più divertenti in traduzione che in originale, perché in originale uno comunque deve sorbirsi tutto il linguaggio inglese del 500, inizio 600. Dunque la traduzione da questo punto di vista talvolta può aiutare, no? Anche la comprensione o avvicinamento di un'opera letteraria. E in altri casi però dobbiamo sempre avvicinarci, forse con un po' di distanza, con un po' di riflessione, al fatto se vogliamo veramente adattare un classico per l'infanzia. E parlando di Janusz Korczak, non so se è una cosa politica chiedere se tutti conoscete Janusz Korczak, perché non è un personaggio, sì,
più o meno, o almeno avete sentito parlare di Janusz Korczak, pseudonimo letterario di Henryk Goldschmidt, sì, l'autore del famoso detto "non ci sono i bambini, ci sono esseri umani", no? Esistono esseri umani. Di Janusz Korczak si parla poco in Italia, adesso forse c'è un po' di interesse, recentemente un pochino si è cominciato a parlare, anche l'anno scorso in occasione dell'anno internazionale di Janusz Korczak per l'anniversario della sua morte. E infatti anche qua a Bologna c'è stato un convegno, è stato pubblicato un libro da poco, Janusz Korczak, educatore, letterato, filosofo, a cura di Carla Tonini, insomma appunto è frutto di questo convegno, dove un po' vengono affrontati diversi campi di attività di Korczak, che appunto era educatore, pedagogo, medico, eroe e scrittore, cioè dunque veramente ha fatto tanto, cioè, insomma i suoi scritti pedagogici di educazione e anche in pediatria, cioè, sono validi fino a oggi, importanti fino a oggi, però è successa anche una cosa un po' paradossale, cioè Korczak eroe in qualche modo ha fatto scomparire altri aspetti della sua vita, perché quello che si ricorda di più di Korczak oggi forse è la sua morte eroica, no? Come sappiamo lui fondò questa casa degli orfani per i ragazzi ebrei a Varsavia e durante la seconda guerra mondiale orfanotrofio fu trasferito nel ghetto di Varsavia, lui si trasferì con i ragazzi lì e poi pur potendosi salvare, perché appunto essendo un personaggio noto, scrittore, avendo tanti amici dall'altra parte del muro del ghetto, aveva la possibilità di scappare, di nascondersi, però lui aveva scelto di rimanere con questi bambini, con questi suoi orfani e partire con loro per il campo di sterminio di Treblinka, dove insomma perì, non sappiamo neanche dove, quando, eccetera. Comunque insomma questo gesto eroico, che insomma dell'estrema fedeltà alla sua vocazione pedagogica, oggi in qualche modo, come dire, ha fatto scomparire altre cose che lui ha, perché è quello che si ricorda di Korczak, no? Questo gesto eroico. E infatti anche nell'ambito della letteratura per l'infanzia ci sono tanti libri su di lui, no? Insomma raccontati, cioè, perché lui poi è un eroe perfetto per Giornate della Memoria, insomma molto politica ricorrente, dunque si fanno questi libri per i bambini che raccontano sul vecchio dottore, come veniva chiamato, della sua morte eroica. Mentre in realtà Janusz Korczak fu anche uno scrittore per l'infanzia straordinario, da questo diciamo lato è pochissimo conosciuto in Italia, infatti Janusz Korczak è pseudonimo preso da un libro di Józef Ignacy Kraszewski, Janusz Korczak i piękna miecznikówna, e infatti come potete vedere lui scrisse tanti proprio tanti libri per l'infanzia, di cui solo pochi sono stati tradotti in Italia, in altre lingue di più, a cominciare molto presto, insomma da giovanissimo, come vedete questa cosa di Bambini della strada, Il bambino del salotto e così via, mentre le sue opere più importanti, adesso arriviamo a Remaciusz, però anche Kajtus il mago e Quando ritornerò bambino, e poi anche questi reportage che raccontano i campi estivi organizzati da lui. Come potete vedere, almeno in Polonia, tutti questi libri vengono ancora molto letti, molto pubblicati, vengono considerati attuali. Mentre abbiamo appunto il libro su De Mateuccio prima, è una dilogia, pubblicata per la prima volta nel 1923-24, che racconta la storia, potete anche vedere dalle illustrazioni molto belle, illustrazioni considerate canoniche perché sono state ristampate tante volte, di Jerzy Strokowski, racconta la storia di un orfano, cioè insomma un orfano reale a cui muore il papà re, allora lui diviene re da piccolo, cioè insomma proprio l'età prescolare ancora,
È un ragazzo sveglio, bravo, onesto, che è spinto anche dal forte istinto della giustizia, dunque cerca di attuare delle riforme pure nel suo paese, cerca di superare anche il controllo degli adulti, perché ovviamente lui, essendo piccolo, ha tutti i ministri che cercano di manipolarlo e controllarlo. A un certo momento fugge anche dal palazzo, si mette a girare incognito per il paese, partecipa alla guerra come soldato, vince la guerra, poi cerca di appunto costruire un mondo ideale, un mondo in cui i bambini hanno diritti, dei diritti uguali a quelli degli adulti. Dunque istituisce per esempio il Parlamento dei bambini, no? In cui i bambini devono discutere dei loro problemi come lo fanno gli adulti nel Parlamento per gli adulti. E poi però, vabbè, finisce tutto male. Potete vedere qui sotto che cosa succede, che a causa di diversi problemi, diverse peripezie, adesso non mi metto a raccontare tutto, è un libro veramente affascinante. In seguito a una nuova guerra, Maciuś viene scoperto, Maciuś perché questo è il nome polacco, che sarebbe Mattia, non Matteo. Comunque, viene sconfitto, viene condannato a morte. Nell'ultimo momento insomma, viene portato proprio in luogo dell'esecuzione, cioè dunque abbiamo queste situazioni veramente molto forti nel libro per i bambini. Nell'ultimo momento la pena viene commutata, lui viene condannato all'esilio su un'isola deserta. E infatti nel secondo volume della trilogia vediamo Maciuś che prima fugge dalla prigione, appunto gira insomma come una specie di vagabondo nel suo paese, scopre cose brutte anche del suo paese, poi viene ricatturato, mandato su un'isola deserta, alla fine ritorna dall'isola deserta, rinuncia al trono, il suo paese diventa repubblica, lui si mette a lavorare in una fabbrica dove per un incidente invece viene spinto da un compagno, da un amico e muore, insomma dunque finisce con la morte, cioè, insomma è un romanzo molto molto duro. Sì. Ecco, questa è la seconda parte. È un romanzo molto duro e per questo probabilmente desta qualche, oggi soprattutto, qualche dubbio su che cosa farne, come, se tradurlo o adattarlo, se è adatto ai bambini. Allora, diciamo che Re Mateuccio, che viene considerato in molti paesi veramente un capolavoro della letteratura per l'infanzia, è stato tradotto... Come vedete in Polonia viene pubblicato sempre, però anche in altri paesi ci sono tante traduzioni, anche più di una, in russo, in bulgaro, in inglese, in francese. E questa è la prima traduzione sulla quale era basata la traduzione italiana. Perché viene considerato un libro così importante? Perché non so se lo si può chiamare un'utopia, cioè si svolge in un paese ovviamente inventato, ma si svolge in un paese concreto, però parla della realtà, della vita, del mondo in modo brutalmente onesto, e questo fa parte anche della filosofia di Korczak. I suoi due scritti più importanti pedagogici è il diritto del bambino all'amore e il diritto del bambino al rispetto. Ma lui che cosa intendeva per rispetto? Intendeva di capire che il bambino è diverso dall'adulto, che pensa, che si comporta in un modo diverso, ma anche di essere sempre onesti con il bambino. Per esempio lui, da pediatra, da medico, diceva: se il bambino ha una malattia terminale bisogna dirglielo. No? Cioè, mai mentire al bambino, magari dirglielo in un modo ovviamente adatto al bambino, però mai mentire, mai edulcorare. Cioè, dunque lui viveva in questa realtà anche dura, cioè con questi orfani, questi ragazzi che hanno avuto spesso delle esperienze terribili alle spalle, e lui non gli voleva mai dare una falsa speranza. Cioè, dunque anche da qui, cioè, lui fa vedere il mondo, quello di Re Maciuś, in cui per esempio gli adulti sono proprio così come sono. Cioè la cosa che non ci piace oggi da educatori non sono gli esseri superiori, quelli che si prendono cura dei bambini, quelli che sono più intelligenti, che pensano al benessere del paese. No, i ministri di Maciuś sono proprio come i ministri, che ne so, oggi italiani o polacchi, quello che volete, sono cinici, sono bugiardi, cioè vogliono manipolare appunto questo ragazzino, fanno tante cose brutte.
No? E questa è la realtà, e alla fine questa realtà lo schiaccia. Anche le persone buone, che ci sono anche adulti buoni, sono deboli o scoraggiati, no? Lui insomma fa amicizia con il re triste, per esempio, però questo re triste insomma ormai non ci crede più nella giustizia, non ci crede più nella possibilità della riforma. La vittoria che viene concessa a Maciuš, però, perché possiamo dire insomma è, appunto, finisce tutto male, insomma succedono tutte le disgrazie a lui, è la vittoria morale. Insomma, non c'è una consolazione facile, no? Non c'è appunto lieto fine. L'unica consolazione è quella, lui muore, cioè deve morire in qualche modo, perché l'unica vittoria che gli rimane è quella vittoria morale di essere sempre stato fedele a se stesso. E però anche dal punto di vista proprio della psicologia infantile, che da questo punto di vista Kočak era insuperabile, fa vedere non un bambino ideale, non questo re Maciuš che poteva diventare facilmente un'icona proprio di un bambino idealizzato. Anche lui ha momenti di scoraggiamento, ha momenti di rabbia, dove si comporta, quando si comporta in modo irrazionale, fa imprigionare i ministri perché si è arrabbiato con loro, per esempio, poi dice no, ma forse ho fatto male, no, scusate, uscite fuori dalla prigione, e così via. Cioè, dunque, e anche altri bambini, no? Cioè, ci sono dei bambini che gli sono fedeli, ci sono i bambini che però sono cattivi, che insomma lo tradiscono come il suo migliore amico. Cioè, dunque, è un'utopia o una distopia? Cioè, è una parabola, penso, è una parabola molto profonda, molto complessa, che non si lascia facilmente adattare o ridurre. Io per questo, quando ho visto questo adattamento, da una parte dico benissimo, finalmente si parla un po' di Kočak in Italia, d'altra parte non sono convinta se si riesce a effettivamente ridurre o adattare questo tipo di racconto per l'infanzia. Infatti, da quello che so, l'editore prepara una nuova traduzione integrale, e questo va bene. Secondo me questo ha senso, anche perché dal punto di vista letterario è un'opera molto bella. Cioè, noi molto spesso quando parliamo dei classici parliamo dei contenuti, no? Cioè, di che cosa parla, qual è il messaggio. Mentre, di nuovo, non dimentichiamo che ci sono dei classici che sono proprio delle opere letterarie, come Re Maciuš, come sì, questa cosa di Matteuccio un po' mi è difficile perché appunto è sbagliato come nome, e perché Kočak ha questa capacità proprio di pensare e parlare, cioè riprodurre i dialoghi dei bambini, cioè dunque insomma è il mondo degli adulti descritto da un bambino, che è assolutamente fantastico perché smaschera questo mondo cinico degli adulti, no? È molto bello, perché cioè, racconta dei problemi difficili, però come lo vedono i bambini. È un classico, poi direi, è una classica opera letteraria di quello che si dice dual audience, no? Per gli adulti e per i bambini, forse anche più per gli adulti che per i bambini. È vero che è molto triste, io ci ho pianto, tanti bambini polacchi ci hanno pianto leggendo quest'opera. Forse, insomma, allora si potrebbe cambiare, adattare, non lo so, eliminare per esempio la morte di Maciuš è difficile perché è un percorso logico, però è anche possibile, penso che mi devo avviare verso la fine, vero? Mi sta avviando, ecco, vedete, questa è la vecchia edizione del 78, non ve la consiglio, tanto prima non si trova, erano le edizioni M, è solo la metà del primo volume, fatta dalla traduzione francese che era pessima, e questa traduzione pure era pessima, dunque per favore, anche se riuscite a trovarla, non leggetela. Se volete leggere, leggetevi almeno la traduzione, la nuova traduzione inglese. C'è anche una nuova traduzione francese uscita 2 anni fa. E speriamo che esca adesso quella nuova. E se si può adattare Matteuccio, forse sì. Ci sono stati adattamenti cinematografici. Il film polacco di Wanda Jakubowska del 1957, che oggi è forse un po' datato, anche perché bianco-nero, quale bambino oggi vuole vedere una cosa in bianco-nero? Mentre devo dire che c'è stata una serie animata polacco-francese-tedesca del 2002, e volendo uno può anche trovarla su YouTube, anche in versione francese e spagnola, perché appunto è stata girata in 3 versioni, vediamo se qui ci si apre, e devo dire che questa è stata una... Okay. Che sigla è? Sì.
Ok, qui devo dire empiricamente confermato, questa serie è piaciuta moltissimo ai bambini. Io insomma ho fatto esperimenti su tanti, cioè su mia figlia quando era uscito questo film, però anche su tanti ragazzi, e penso che sia proprio un tipo di adattamento che trova un bilancio tra non deprimere troppo i bambini, perché alcuni elementi insomma molto molto brutali e tristi sono eliminati, però anche di trovare una certa onestà e fedeltà nei confronti dell'originale, che fa vedere proprio tutti i problemi che possono affrontare i bambini, fa vedere proprio questo confronto tra il cinismo degli adulti e l'onestà talvolta ingenua anche dei bambini, però anche i momenti quando i bambini sbagliano, quando fanno le cose che non dovrebbero fare, che li portano nei guai. Cioè, dunque sì, adattare si può pure, anche se secondo me si può anche proporre ancora Remacius in versione originale, però per favore tradotta bene, non dal francese, non dal tedesco, dall'inglese. Penso che valga la pena e che Korczak ci può dire ancora molto. Va bene. Sì. Sì. Comunque vado a parlare di lui. Nel libro che ho letto, che erano sempre quelli che sono tutti relativi, vediamo se si c'era un libro che si chiamava Come amare il bambino, sì, dove c'era una cosa che credo che sia molto, non so se è tradotta bene, ma è molto importante, che lui chiedeva per i bambini tre diritti: il diritto a pensare con la propria testa, il diritto a essere bambini e non pensare a cosa sarebbero stati da grandi, e il diritto di morire. Sì. Che è perché per quei bambini troppo potenti perdono il diritto di morire, i bambini hanno il diritto di rischiare di morire. E scusi se lo aggiungo, ma il fatto di rivendicare per i bambini il diritto di morire risponde a quello che diceva lei sul bambino troppo potente, adesso non devo assolutamente dire. Quindi se qualcuno mai traducesse Come amare il bambino, non so se lei l'ha visto nell'edizione. Sì, sì, è stato uscito, tradotto ultimamente. È uscito per gli asini, per le edizioni asini. Cioè l'anno scorso è uscito. È uscito, sì. Sì. E questo invece, guardate, la sua vita, che uscirà a gennaio, sì, l'ultimo viaggio, per Orecchia Acerbo, tra l'altro curata da Cesari Paolo, che è bravissimo, questo qui. E questo esce a gennaio, ne ho avuto un'anticipazione. Ah, fantastico. È un libro straordinario. È in Italia l'hanno tradotto poco, perché e poi c'è questo film di Vaida, sì, che mi ha mandato questo ragazzo di Torino. Sì. Le illustrazioni sono di Acquerello. Io sono sempre dell'avviso di dare la voce a Korczak, no? Perché qui stiamo sempre parlando della metanarrazione, stiamo parlando di Korczak, su di lui, e allora noi è molto importante ovviamente, però è sempre il filtro, perché lo presentiamo come vogliamo noi oggi, va bene? E forse sarebbe giusto avere il coraggio di dare la voce a Korczak, perché è una voce molto radicale, molto...